Ok. Ma niente. No, non apri. Qua qualcosa, un po' di vino, grazie. Ti renderebbe molto utile. La porta è chiusa. Oh, ma qua c'è una leva. Posso premere la leva? No, non posso premere la leva. Allora perché me la metti? Perché c'è questo bunker sotto la mia casa? Non l'hai mai notato? Perché lagga così tanto? Che sta succedendo? Che sta caricando? È personale utilizzato soltanto? Ok. E la porta è chiusa, ovviamente. Quindi immagino che dovrò trovare una chiave. No, la porta è chiusa anche qua. Allora questa è la porta buona. Sì. Hello there. Dov'è? Ah, oh! Mi colpisce attraverso i muri. Ma perché sui muri ci sono dei proiettili? Cioè, l'ho ucciso sparandogli sulla mano? Non penso che sia fisicamente possibile una cosa del genere. Vabbè. Ma poi non erano immortali, vabbè. Mi sto facendo troppe domande e sto realizzando che non ne avrò nessuna di risposta. Ok, attiviamo la leva. Oh, passaggio segreto. Tipo sposto questo? No, peccato. 9 su 10 qualcosa si alza. Alzati. Su. Aspetta. Ecco. Get erect. Biatch. Oh, una birra. No, è l'arma di Hitler. Non è l'arma di Hitler. Non posso usare il telefono. Volevo fare una chiamata a casa. Aspetta, mi sono sotto la mia casa. Cosa? Salve. Sembra una struttura di ricerca. Quella non si può far vedere in video. Quella non si può far vedere in video. No. Facciamo che mi volto e che non guardo nulla. No, non guardo. Abbassiamo lo sguardo, andiamo avanti. Cioè, proprio non è che ho provato a censurarla, a mettere una versione fase. No, è proprio quella! Quella cosa! Sì, è una svastica comunque. Io spero che non mi buttino giù il video per una cosa del genere. Nel dubbio evito di inquadrarla troppo, dai. Salve, comunque se vedete che il gioco lagga un po', è proprio così il gioco, cioè non è registrazione o altro. Perché ci sono delle cose, vabbè, trappole mortali a caso? Cioè non è una trappola, c'è pure il cartello. Ci sono dei spuntoni là perché boh, faceva figo metterli. Spirgbedit! Sì, concordo. Si alzi signore. Senti che bel verso che fa. Eccitante. Perché brillano queste cose? Ah, 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 ah! Oh! Oh! Ma sei pazzo? Cioè, io ho sparato a dei barili 8 volte e non mi è successo niente. Adesso invece sparo a un coso e mi esplode tutto. Neanche sparato, cioè, l'ho accoltellato. 5 secondi, no? Niente. Cioè, i barili esplosivi? No, vabbè. Oh, quante volte stiamo cambiando stage? Cioè, questo dovrebbe essere il gioco che mi interessa. Poi la trama non la mandi avanti, non c'è niente. E l'unica informazione che mi dai è hanno fatto degli esperimenti. E l'hanno fatti qui. Fine. Wow, incredibile. Non è che mi soddisfi più di tanto sto gioco. Cosa? Aspetta, forse è finito il capitolo 1. E è crashato il gioco. Sì, non ti permettere di dirmi che devo rifare tutto da capo, che bestemmio. FPSC Game. Ah, la Madonna. Allora, ho sparato un barile e ho scoperto che c'era questa porta nascosta. Ho preso un'arma. Ah, delle granate, buono, buono. E questa porta è chiusa, quindi immagino di aver lanciato un'arma. La granata. Oh Cristo di Dio, no. Però l'ha aperta, quindi ha funzionato. La ci può scendere, ok. E qui la porta è chiusa, quindi bisogna per forza scendere. Non avevo visto questa parte prima. Signore, com'è il bagno? Già immaginavo. Posso respirare per sempre sott'acqua? Ci
vedi la persona che sta crepando e poi ci stai sott'acqua per tutto il tempo che ti pare, va bene. E non tolgo mai ste cacche di pentole, ma qual è il mio problema mentale? No, non le tocco, finirei per morire. Proviamo. Ok, direi di no. E come si apre questa porta? Ok. È un po' difficile da così lontano. Ok. Ho preso un oggetto, ma non ho idea di cosa sia. Qua c'è una zona dove c'è. Lei ci sarebbe dovuto essere un medikit, ma non quanto pare. Aspetta. Ok, questa qua è diversa la zona. Ok, quindi mi sa che il capitolo 1 crasha ogni volta che superi quel livello. Perché se non sbaglio, prima, a livello di prima, sono crashato quando ho raggiunto quel livello lì particolare. Quindi proviamo col capitolo 3, magari cambia qualcosa. Scusami, mi stai dicendo che il capitolo 3 non si può mettere? Wow, mamma, ma che bravi! Poi? Si è impallato. Ok, invasione a quanto pare dà dei problemi. Magari perché devo avere il DLC per usare quella mappa. Quindi prima mettere città. Cioè, manca proprio quella parte. Cioè, lui ha creato il gioco. Però per usare alcune cose serve il DLC, ma non è che te lo dice, serve il DLC. Ah, però non ho messo la cosa della qualità, sì. Errore mio. Down. No, non cambia niente. E vabbè. Survival. Qualità. Media. Proviamoci. Cioè, mi stai prendendo in giro? Non funziona sto gioco. È rotto, non va. Cioè, provo capitolo 3, inizia e non funziona. Capitolo 1, inizia e crash a metà del gioco. Cioè, che razza di gioco è? Oh, ce l'ho fatta. Ultima parte del. Salva il gioco. No, Fifi. Salva. Ce l'ho fatta finalmente. Ho dovuto anche passare alla grafica. Si nota infatti la differenza. E questo è il livello che prima non caricava. Adesso ce l'abbiamo fatta. Possiamo finalmente vedere come finisce la prima parte del primo capitolo. Nonostante ho già finito praticamente il secondo, al tempo che sto registrando questo, delle mine. Non ci passo vicino. Delle claymore più che mine. E abbiamo un shot. Comunque vediamo cosa c'è dentro la chiesa. Magari ci vediamo una cosa interessante. A parte degli zombie che so che lo dicesmo. Sembra. Non lo inquadro. Non lo devo inquadrare. Cosa? Porta chiusa. Mi sa che dentro c'è qualcosa di brutto. Porta chiusa, ok. Forse qua servivano le granate che ho trovato di là, ma non ce le ho. Non ce le ho per niente. No, perché crashava pure là, ci devo riprovare. Io ho solo due armi, che fine hanno fatto le altre? Eh sì, però mi avvicini. Fa danno ad aria, non vale. Perché c'è un treno fuori dai binari? E ma come lo metti sopra sti binari? Vabbè, non è un problema mio. Ma poi dove va? Dove va il treno? Che non c'è un'uscita di qua. Grazie per la chiave e per la vita. Da tutto di tutto. Non si è incastrato il personale. Oh, non ti incastrare. Ma è morto. È morto o si rialza? Sento di là. Meglio non scoprirlo.
Ok, quella porta è chiusa. Allora sì, devo entrare dove prima le porte erano chiuse. Ma mi chiedo... No, qua non si può salire della mappa. Quella fatta bene. Poi vabbè, c'è un pino là in mezzo, però ok. No, non si inquadra. No, questa porta è chiusa. Eccola, questa è aperta. Non c'è nessuno. Questa leva, che non c'era nessun filo qua fuori. Chi vuoi prendere in giro? Quella leva non è collegata a nulla. Ho solo attivato il potere della magia che ha aperto una porta. Delle porte 45. Gli alleati si stanno avvicinando all'area. Molti morti sono stati riportati negli ultimi giorni. Sotto l'artiglieria nemica. Gli ordini sono di mantenere la posizione. Quindi, se non è una brutta situazione, non possono uscirne. Gli alleati ancora devono arrivare. Dammi altre munizioni che le sto per finire. Ho un'altra arma, va bene anche quella. Ho preso un oggetto, quindi inventario. Dov'è l'oggetto? Non ho preso nulla. Qua è ancora chiusa, quindi devo andare fuori, dove c'è l'altra porta chiusa ancora. Poco noiosa questa parte, eh. Cioè, è letteralmente un vai avanti e indietro. Ma dove passa sto treno? Non è tutto chiuso, non c'è niente. Non c'è un buco, qualcosa, dei muri invisibili. Qualcosa tutto crollato, no. Ok. C'è l'enter miles, tutta cosa. Devo rientrare nelle miniere per attraversare la montagna. Ah, ok, proprio così. Sono veramente vicino. E vabbè. E qua si ricomincia dal capitolo 2. Perché non mi metti in full screen? E dai, su, carica. Dai, si sbrighi, signore, ci sta mettendo 8 anni. Ma cosa c'è da caricare poi? Non c'è niente in sto gioco. Carica un livello, non c'è nulla. C'è un pa- sono per le porte, quelle schifo di porte che fanno crashare il gioco. Ok. Ho preso delle armi. Non ho più il coltello. Non ho più il coltello, no. Questa porta non si può aprire. È quella da dove sono arrivato. E non credo che questo sia il continuo, però. Oh. Cos'è sto coso? Un estintore. Prendilo. Lancio un tasto di zoom. Vedi se poi si rialzano. Dietro cross mai. Aspetta, ci sono delle mine. Ah no, le miniere, non. Ok. No, avevo paura che ci fossero delle mine da qualche parte. Perché c'è un dico così che usano gli atleti? Vabbè, non mi faccio domande, mettono oggetti a caso. Un piccone. Prendi il piccone. Apro il cancello intanto. Tu. Perché si richiude da solo? Chi è che lo richiude dietro di me? Oh? Un fucile, un bel fucilozzo. Beh, oddio, l'atmosfera da prima a seconda guerra mondiale ci sta, eh. La camminata da soldato, vabbè. Get wrecked, noob. Come su Halo, no? Ho preso un oggetto, quindi inventario. Non c'è cosa, qua non succede niente. Ho una torcia, ok. Cioè, perché mi spieghi perché ci sono delle torce quando ci sono le torce moderne? E che è sta impalcatura a caso? Giuro, sto gioco ha sempre meno senso. Aspetta, forse... Oh, se tengo premuto fa un casino. Sì, ce l'ho fatta, sono un genio. Che è sto così? Ah! Pure bello resistente, eh.
Oh. Che è? Ma mi ha tirato un fulmine in faccia, ecco. Ma perché non me lo dici meglio che c'è qualcosa? Oddio, prendi un martello, prendi un martello. Faccio come Thor, avevo quei fulmini. Perdo allora fulmini in faccia. Niente, non prendi il martello, ma perché? Ho quasi finito le munizioni per la pistola. Giorno 58, report. Siamo intrappolati dentro alle miniere. I tunnel sono collassati per l'ultimo bombardamento. Le trasmissioni di radio non funzionano più e sembra che nessuno stia arrivando ad aiutarci. Beh, fa schifo essere voi, immagino. Sì, ho già letto, basta. No, voglio la pala. Perché non prende le armi, sto qua è scemo. Ok. Prendi l'acqua, prendi l'acqua, dai. Prendi l'acqua. Insomma, dimmi come si sta qua giù. Già, immaginavo. Tutto uguale. Voleva farmi un attacco a sorpresa, e invece. Oddio, sta qui. Aquila. Sto uccello l'ho già visto da qualche parte, però non mi ricordo dove. Dovrò fare delle ricerche, credo. Ma non me lo voglio. Oh, scacchi! Facciamo una partita a dama! Sarebbe troppo noioso fare una partita a dama con i zombie, eh. Immagino di fare una partita a dama con i zombie, però sarebbe divertente. Ok, sperando che stavolta, uscendo all'aperto, non mi faccia crashare il gioco. Ok, ok, ora sì che si ragiona. Però soltanto una munizione. Eviterò di sprecarla. Mancato. Oh, Dio santissimo. Ma c'è un muro invisibile che lo para, ma non vale. Comunque, da dove sono arrivato esattamente? Oh, un'altra arma. Oh, ora sì che si ragiona. Ora sì che si ragiona. Ma non ci sta un'entrata per le miniere qua. C'è un palazzo, ma non. Vabbè. Non credo sia quella l'entrata per le miniere. Ah, le mie orecchie! Ok, quest'arma già mi piace. Ok, il muro invisibile, vabbè. Sì, però non vedo niente. I love you, chicken guns. Difficile come gioco. Sì, però mi ci metto pure io. Devo spostare perché sennò il muro invisibile lo protegge. Non c'è nessuna via di salvezza. E se leggendo questo non sei riuscito a scappare il dolore della guerra. Quindi questo gioco vuole essere qualcosa di serio. Perché non ci riesce onestamente. L'unico modo per finire questo dolore è la morte. Com'è essere parte di questo gioco? Grazie. Guarda, è uno spiano fuori. Perché non metti qualcosa per coprire? E mi si impantani il personaggio. Tutto qua. Il dolore era dentro di me. Non potevo lottare. Cosa? Dimmi che ho finito il capitolo e non il gioco, perché sennò mi incazzo come una bestia. Mi sa che ho finito il capitolo. Cioè, è durato 3 secondi il capitolo. Il primo non finiva mai, il secondo dura troppo. Vabbè. Ci sono altre due modalità, tra l'altro, oltre ai capitoli. Quindi, non finirò mai. Un'ultima volta. Un'ultima volta ci voglio provare. Capitolo 3. Qualità low, bassissima. Niente, non funziona. Ma forse ho bisogno del DLC. E quindi, se questo video ha successo, perché quello là, quello del secondo capitolo è il finale della serie. Quindi, se questo video ha del successo qualcosa, io giuro che me lo compro quel DLC e me lo platino sto gioco.